Allora, questo papà è un papà che si batte da seduti, ma si ingana lentamente, però fa vedere fino a male lentamente e poi dopo lo fanno loro due. Qui c'è la prima parte di stazione, c'è un momento che fa alzare che vorrebbe ucciderci. Anticipiamo l'estrazione, si rilascia con il bandiere degli occhi e poi si taglia, perché la regola è che la spada non deve uscire dal fodero, ma nel momento in cui esce deve tagliare, quindi non si usa soltanto fare spaccone, ma si deve fare, provate a rifare mai più tensione, più potere. Pronto? Bel tempo. Questo è un papà seduto, questo punto si fa. Ora un gesto che viene fatto è un gesto per togliere il sangue dalla spalla, per scuotere l'acqua dall'ombrello. Si controlla che l'avversario non si muova, che non ci sia una luce in giro. A questo punto si rinfodera con calma, controllando la situazione intorno a noi. Quindi qui ci vuole concentrazione estrema, non si può perdere mai di vista la scena dell'azione. Ora Stefano prova un bel corso di là, fai un giocato e poi lo fanno la potenza. Questo è un altro papà seduto, ha una posizione particolare, ma lo fanno samurai, quando avevano l'armatura, non potevano sedersi come prima, no? Però da qui riusciva anche a vedere qua più semplice. Ecco, qui c'era il gesto di portare la spada dritta, dove si toglie il sangue, passa la concentrazione, ora lo rifate, tutto qui, ginocchio, sempre ginocchio destro, via, quando siete pronti, lentamente partite. Questo va a colpire l'avversario che è davanti con l'impugnatura della spada. Abbiamo un avversario dietro, che viene colpito e poi si finisce quello che darà. A questo punto si sposta la spada, toglie il sangue e abbiamo il sangue. Ora, vedete, l'attenzione rimane sempre alta. Ro va al centro,